Ciao bimbi, un'altra storiella fantastica. Il numero sfortunato dalla raccolta storie che contano 10 storie per divertirsi con i numeri. Vediamo chi è il numero sfortunato. Tutti i numeri andavano d'accordissimo fra di loro. L'uno camminava a braccetto con il due nelle dozzine di uova. Il 9 si godeva le sue lentissime passeggiate con il 7, perché 97 anni era l'età della tartaruga Anastasia. E il 2 si divertiva un sacco con l'8 nei 28 vagoncini della ruota panoramica. Il numero 1 e il numero 3 invece litigavano spesso. Appena si incontravano, tutti scappavano via. Il 13 porta sfortuna, gridava qualcuno. Già, proprio come rompere lo specchio o aprire l'ombrello in casa, dicevano altre. Claudio aveva la maglietta numero 13 nella squadra di calcio del vicinato e sulla sua schiena l'1 e il 3 non facevano altro che litigare. È colpa tua se non stiamo simpatici a nessuno. Tutti mi vogliono bene e io sono il numero uno, il primo a tagliare il traguardo, protestava il numero uno. E non è vero, è tutta colpa tua, si difendeva il tre. Io piaccio moltissimo ai bambini. I tricicli hanno tre ruote. E Maria si è fatta tre treccine. E nello zoo ci sono tre elefanti. Claudio era così stanco di tutte quelle lamentele e di tutti quei bisticci. E poi, come se non bastasse, la sua squadra stava perdendo la partita. Visto? Brontolava l'uno. Sei tu che porti sfortuna quando mi vieni vicino. Io? Il tre era indignato. Parli proprio tu che attiri la iella appena ti avvicini. Mentre i due numeri discutevano, il centravanti si fece male ad una gamba. Claudio, presto, alzati, ordinò l'allenatore. Appena il bambino entrò in campo, l'uno e il tre si dimenticarono all'istante di bisticciare. Forza, puoi farcela, bisbigliò l'uno. Dai, sei il migliore, provò a rincuorarlo il tre. Sentendo queste parole, Claudio si sentì fortissimo, puntò deciso verso l'obiettivo e segnò un bellissimo gol. Bravo! Gridarono l'uno e il tre. Dopo il primo, Claudio segnò altri due gol e fece vincere la partita alla sua squadra. Da quel momento in poi, l'uno e il tre diventarono amici per la pelle. Finalmente hanno capito che non portano affatto sfortuna quando sono insieme. Si stringono la mano quando Paola spegne le candeline del suo 13° compleanno, quando il circo viene in città per la 13ª volta e sulla giostra con i suoi 13 cavalli di legno. Spero vi sia piaciuta, ci rivediamo il prossimo venerdì.